Io sono Arianna Risirotta, faccio due lavori adesso, cioè quello di docente dell'Università di Pavia, sono una storica, ma poi dal 2013 delegato del rettore a una nuova posizione, quella del fundraising istituzionale, che è il momento e il tempo in cui è nata l'idea di raccogliere una sfida, cioè di provare a dialogare con la società civile, con chi può essere interessato al lavoro pionieristico ma anche di tradizione che si fa dentro un'università con 18 dipartimenti che coprono quasi tutte le discipline possibili attraverso una innovazione, cioè una piattaforma digitale di proprietà dell'università creata per l'università che l'università gestisce in proprio seguendo il processo di selezione dei progetti dall'inizio alla fine e quindi garantendo, mettendoci la faccia, è un po' uno slogan, la qualità, la serietà e soprattutto le fasi anche di avanzamento di queste stesse progettualità che vanno dal mondo delle scienze dure all'ambito umanistico, ricordo dei bei progetti di archeologia, per esempio, che hanno avuto successo. Quindi la creazione di questa piattaforma istituzionale, che è stata chiamata Università, un'idea della dottoressa Cabrini, per dare l'idea di una collettività, di una comunità, nasce nel novembre del 2014, quindi Università ha 4 anni. Pensiamo che, e vi ringraziamo per l'opportunità che Fondazione Bassetti ci offre oggi, anche nell'intervista di luglio, per fare un piccolo bilancio e anche sottoporlo alla vostra attenzione e alle vostre riflessioni. 4 anni sono pochi, però siamo l'unica università italiana a avere una piattaforma autonoma, l'unica università europea, e nel mondo c'è un modello che era nato un po' prima, vi invito a visionarlo, lavoravamo in parallelo, non lo sapevamo, siamo molto simili anche graficamente, che è Berkeley, l'università di Berkeley. E abbiamo scoperto strada facendo, e qui mi piace che il presidente Bassetti possa sentire queste riflessioni sul percorso svolto, noi abbiamo rinforzato la nostra comunità attraverso il crowdfunding, cioè abbiamo avuto degli effetti indotti e collaterali benefici che vanno non solo al sostegno economico sulle pezzature che voi sapete il crowdfunding regge, che non sono le grandi cifre, ma il microfinanziamento. Abbiamo avuto quindi le possibilità economiche di avere finanziamenti per progetti o fasi di progetti, ma nello stesso tempo ci siamo tutti messi in gioco. Gli uomini e donne che ascolterete, io sarò brevissima, sono quelli che sono andati coi banchetti nelle piazze, hanno fatto spettacoli teatrali, hanno fatto lavoro nelle scuole, cioè hanno disseminato quello che è veramente l'impatto che poi si potrà vedere anche nel tempo. Finita la campagna online, continuano i progetti a essere vivi e voi ne racconterete alcuni aspetti.